Io sono Barbara Deserio, insegno storia dei processi educativi e formativi al corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche della progettazione educativa all'Università di Foggia. Parleremo oggi nello specifico di luoghi della formazione. Oggetto di studio della pedagogia è la formazione dell'uomo e della donna per l'intero corso della vita. Una formazione che si differenzia ovviamente sia in base all'età dei soggetti in formazione, sia in base chiaramente ai contesti in cui questa formazione ha luogo. Intanto conviene fare una precisazione proprio relativamente al termine formazione, quindi occorre chiarire cosa intendiamo quando parliamo di formazione. La formazione fa riferimento al processo del formarsi, che a sua volta mette in evidenza la capacità del soggetto di acquisire forma. All'interno di questa dimensione poi si intrecciano e in qualche modo si coniugano altri due processi, il processo dell'educazione e il processo dell'istruzione. L'educazione fa riferimento più che altro rinvia all'acquisizione di valori e quindi in qualche modo rimanda diciamo, a una dimensione emotivo-affettiva, valoriale, relazionale ed etica, appunto. Invece l'istruzione si muove più nella direzione dell'acquisizione di saperi e conoscenze. Chiaramente in base alle diverse finalità di questi processi formativi cambiano anche i luoghi in cui tali processi avvengono. E quindi l'educazione ha generalmente sede, luogo in famiglia, in ambito familiare. La famiglia viene definita appunto una istituzione non formale. Ed è anche luogo della socializzazione primaria, perché in famiglia il bambino e la bambina avviano questo processo di costruzione dell'identità e soprattutto si avvantaggiano, diciamo, di una rete degli affetti, di una rete affettiva che andrà a supportare questo processo di crescita e che in qualche modo consentirà loro progressivamente di acquisire sempre maggiore fiducia in se stessi. L'istruzione invece ha sede in ambito scolastico, la scuola viene definita una istituzione formale ed è anche considerata solitamente, diciamo, il luogo più importante dell'intero sistema formativo integrato. Per quale motivo? Perché in ambito scolastico, e la scuola ha una grande responsabilità in tal senso, i bambini avviano chiaramente, cioè provano a mettere in ordine, diciamo, le esperienze, gli stimoli che hanno ricevuto in maniera caotica nel periodo prescolastico. Tra l'altro, a scuola i bambini costruiscono le proprie strutture mentali, che sono poi le strutture che li aiuteranno a razionalizzare le esperienze vissute fino a quel momento. Un ruolo fondamentale nell'ambito del processo di crescita lo hanno anche le associazioni culturali e del tempo libero e il sistema mass mediale, il sistema dei media culturali. Entrambi vengono considerate, cioè entrambi rientrano nell'ambito delle cosiddette istituzioni non formali. Tra le associazioni culturali e del tempo libero vengono annoverate solitamente le palestre, i musei, i teatri. E poi insomma anche le pinacoteche, le biblioteche, cioè tutti i luoghi nei quali, soprattutto nel periodo extrascolastico e in orari extrascolastici, i bambini e i ragazzi avviano delle attività culturali, appunto sportive, ludico-ricreative in generale. Attività che hanno comunque un ruolo importante nel processo di apprendimento, tanto che in alcuni casi i luoghi ad esse deputati vengono definiti aule didattiche decentrate. Soprattutto quando, in accordo con la scuola e quindi nell'ottica, diciamo, di una programmazione più ampia, le attività svolte in questi luoghi vanno a rilasciare anche dei crediti che poi si aggiungono ai crediti normalmente conseguiti in ambito scolastico. Invece il sistema dei media culturali, intanto i media culturali vengono considerati strumenti di comunicazione sociale e tra i media culturali solitamente annoveriamo sia i media tradizionali, quindi cinema, TV e radio, sia appunto quelli elettronici, sempre più frequentemente utilizzati oggi come luoghi virtuali di apprendimento anche formale, perché sempre più spesso alcuni corsi che rilasciano titoli di istruzione, lo sappiamo, vengono organizzati nella forma virtuale, quindi online, utilizzando appunto piattaforme multimediali.